E adesso vi parliamo di Carlotta Savorelli, la nota corteggiatrice del trono over di Uomini e Donne, che questo anno si è resa nota per la storia d'amore non andata in porta con Michele Dentice. I due hanno anche avuto forti scontri anche a Uomini e Donne. E credo che fra di loro molto difficilmente ci potrà mai essere un ritorno di fiamma. Infatti a 6 parliamo di Carlotta Savorelli, corteggiatrice trono over di Uomini e Donne, per tutto altro motivo. Infatti la stessa ha scoperto di avere molti siti web, siti di incontro che facevano un'attività lecita. Infatti su un sito di incontri ha trovato una che si spacciava per lei e ovviamente non era lei. Inoltre anche una sua fanpage stava utilizzando la sua immagine per fare delle attività sospette. Dichiara Carlotta Savorelli in merito alle attività poco chiare riscontrate sul web. Carlotta Savorelli, corteggiatrice del trono over di Uomini e Donne e vocalist molto nota a livello nazionale. Prende tutte le mie foto e tutte le mie didascalie come se scrivessi io. Adesso è venuta fuori una roba da 1000 euro che è una truffa. Ho mandato un messaggio e non mi rispondo neanche. Ma la stessa dama non si è data x nulla per vinta. Infatti ha deciso di rivolgersi al tribunale al fine di fare cessare questi furti di identità. Oggettivamente ora non per volere dare ragione a Carlotta, ma insomma andare in giro per il web e scoprire queste cose non fa per nulla piacere. Non trovate anche voi?